ragazzi, buongiorno. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono a casa di Luigi Furetti. Benvenuto Francesco. Io ho regalato una gormina e Luigi sta mettendo il tonno. L'ha pescato così, l'ha pescato. No. No, è un pesce che ho preso a drifting quest'estate. Attento alle taglie, sai? Pesce fresco non va consumato subito, ma va lasciato frollare 2-3 giorni senza fare i perfezionisti. Se invece volessimo consumarlo dopo qualche settimana, l'ideale è, una volta arrivati a casa, sfilettarlo. Quindi una volta arrivati a casa lo sfilettiamo e metterlo sotto vuoto. Ormai si trovano ovunque su Amazon, vi metto il link in descrizione. No, facciamo il pesce semplice semplice. Inforniamo nel mio super forno e lasciamo andare un po' i pomodori. Allora ragazzi, la camera da letto di Luigi Puretti. Ah, no, che scusa. Bell'ordine. No, Luigi è, no, contro chi, no, fa il letto tutte le mattine. Siamo entrambi, tu ti fai il letto. Ti dirò mai la verità. Ma di quanto cambi le lenzuola? Ogni 3-4 mesi. Allora, il pesce non è squamato perché le squame fanno da protezione e quindi trattengono i succhi della gormina. Sale, pepe. Ok, adesso ho abbassato la temperatura del forno a 50-60 gradi e lo faccio andare per mezz'ora, 40 minuti. Poi col passare del tempo aumento la temperatura, comunque non superando mai i 100-120 gradi. In questo modo la carne del pesce si mantiene umida e non si secca. Ti piace il dentice, Francesco? Sì, certo che mi piace. E quando mai l'ha assaggiato il dentice? Dio, non l'ha mai piato. Allora, questi sono due tagli diversi di tonno. Questo è il filetto, questa è la ventresca. Li mangeremo entrambi crudi. Voglio provare a dargli una passata con il bruciatore da cucina. Aggiungo un po' di vino bianco. Spesso si parla quanto tempo deve cuocere il pesce. C'è un metodo semplicissimo e consiste in termometro da cucina. Su Amazon potete trovarlo. Ha questa punta in acciaio, va infilata nella parte più spessa del pesce fino a toccare la spina e lì misurerà la temperatura, chiamata temperatura cuore del pesce. Quando la temperatura cuore del pesce arriverà a 62-63 gradi, il pesce è cotto in maniera perfetta. A qualcosa serve, Luigi? 63. È cotto? 63 gradi, ragazzi. Perfetto. Vi farò vedere la sala da pranzo dove ospito i miei amici. In passato quella stanza era la stanza da letto dei miei nonni, dove è nato mio padre. Masseria Pizzo Falcone, sempre un olio biologico, una masseria bellissima dove vi consiglio di andare a soggiornare. Lui ci fa pubblicità, no, sul mio canale YouTube, poi mi paga, poi mi paga. Questo è sale affumicato. Veramente? Sì, costa 100 euro al chilo. Ehi, un cazzo, mica da 30 costava 100 euro al chilo. 100 euro al chilo non se lo sarebbe mai comprato, perché è tirchio. Buonissimo. Cazzo di io senza manco una figa, però pure tu. Guarda. Comunque devo dire che il termometro l'ha cotto proprio bene. Ti piace stato il bottiglio? Senti, non è tutto. Oh, vera, dai, regalamelo. Faccio caramellare lo zucchero sul limone. No, non mi piace, ma che schifo. Ma come una goccia.
No, non mi piace. Ma no, non mi piace proprio. No, dai. Meglio di limone. E mo assaggio la voce di limone. Prossimamente cureremo ancora di più questa rubrica, cioè cucina, sfilettatura pesci. Se ti regalo questo cimelio da appendere nella tua casa, ci starebbe proprio bene. Facciamo uno scambio, tu mi dai un orologio della Lorenzo. Ma veramente che ti piace questi orologi della Lorenzo? Sì, mi piacciono. Ho cercato di ubriacarlo un po', però... No, mi hai ubriacato. Sì, ma devo farti bere di più. Grazie per aver visto questo video. Grazie a Luigi che ha ospitato questo... Grazie a Francesco che ha ospitato Luigi. È arrivato l'inverno. Porca miseria, chissà quando andiamo a mare. Mo' sta dicendo la stessa cosa, chissà quando ci andiamo a mare di nuovo. Qua fulminato come il dotto che hai preso. Qua hai preso, eh?